bene, qui vedi Davide, sopra il tavolo c'è una carta gigante, cioè disegnata da me, ma è sempre gigante. E la mia idea era fare un bel gioco insieme con questa carta gigante e questo mazzo di carte, che è un mazzo di carte di poker. Quindi ci sono gli 8, 9, 10, Jack, Donna, Re e i due giochi, ok? Come funziona questo gioco? Io ti farò scegliere una carta e se il gioco funziona, quella carta che te scegli dovrebbe corrispondere esattamente a questa grande che rimarrà sempre in vista. Però è importante fare una premessa. Io vi dicevo stamani che ci sono alcuni maestri che ci insegnano i giochi perché mai si smette di imparare. Questo gioco con le carte per me che vi propongo è stata una fortuna. 2 anni fa l'ho imparato da un maestro giapponese che si chiama Sakamoto Chinchulam, che è l'alter ego di un altro maestro che abbiamo in Italia. Anche lui è una persona anziana di saggezza e si porta dietro più che altro una cultura che non è quella europea, è una cultura un po' diversa dalla nostra. Quindi ci sta che certe cose non vengano comprese subito al volo, sono un po' particolari. Capita che a volte siamo andati noi a Tokyo, abbiamo avuto la fortuna un paio d'anni fa che lui si è venuto qua per un seminario a cui abbiamo partecipato, abbastanza particolare come seminario, ti devo dire la verità, e ci ha proposto una serie di giochi con le carte e io sono orgoglioso di mostrartene uno in particolare che mi ha lasciato letteralmente folgorato sulla via di Damasco e lì ho avuto la mia conversione. Da scemo sono diventato particolarmente scemo e te lo voglio riproporre. Quindi io ti chiedo, Davide, di dirmi stop quando Stop. preferisci. Qui ti chiedo di prendere la carta, mostrarla a tutti i tuoi amici. Ok, fatto. Io non sono tuo amico. Vabbè, me ne farò una ragione. Troverò altre soddisfazioni nella vita. Metti dentro la tua carta e non te la scordare. Memorizzata, toccami col dito indice, rimani serio, pensa alla tua carta e trasmettimela. Pensa serio. Ok, che tu ci creda o no, qualcosa mi è arrivato. E ti chiedo, in tutta onestà, di condividere ad alta voce quale sia la tua carta. Joker Il Joker nero. Che è il Jolly? nero. Jolly. Il Jolly, ce n'era due e una dei due è scelto. Il Jolly. Sono orgoglioso di dimostrarti che effettivamente io sapevo che avresti scelto il Jolly. E infatti, carta canta. Jolly, esattamente la carta che hai scelto. Oddio, scusate, l'ho messa al contrario, si legge illogico. Jolly. È impressionante, fra tutte le carte che sono 54, ha scelto esattamente quella che immaginavo io, che già prima che iniziasse il gioco c'era la mia previsione sul tavolo. E è sempre, ragazzi, non avevo calamite, non avevo file invisibili, tasche segrete, niente, è sempre rimasta lì. Jolly era e Jolly è. Jolly, è incredibile. Sì, però ora un po' di ridere va bene, ma qui si esagera, qualcosa con mi torna. Ma dove siamo qua? Non mi torna. No, non ho capito qual è il qui pro quo. Lo sai, non Cioè, c'è pensi che ci abbia in altra tasca qualcosa? carta. No, Tipo. no, Niente. No, ho capito. Davide, non scadiamo nel ridicolo. Non penserei mica che. Se tu avessi detto due di fiori, ti avrei detto due di fiori, cinque di picche, cinque di. No, ma davvero siamo ancora a quel livello. Abbiamo fatto una giornata insieme, il quarto corso che si fa insieme, e te sei ancora lì a pensare a queste cose qui di me. Cioè, zero serietà, zero professionalità. Il numero delle lettere c'è C'è tutto, corrisponde esattamente al 100%. Sono lettere, non sono Scusami, percettici. no, mi sorge un dubbio. Te non sei giapponese. No, Ho però capito, allora dimmelo subito. Cioè, ho capito, ma qui a Milano che vi insegnano? non meno.
Cioè, te il giapponese non lo sai, e neanche voi lo sapete. No. Ecco perché ridevate, perché pensavate fosse uno scherzo. Ora ho capito, chiedo scusa. Effettivamente osservando ti potevo farmene un'idea. Perché sapevi il giapponese? Dici, a malapena l'italiano, effettivamente hai ragione. Ti chiedo scusa. Però per fortuna c'è qui il maestro che verrà direttamente da Tokyo, penso, spero, so che era in zona, per chiarire subito l'equivoco, per fortuna. Guarda. Arigato. Arigato, da. Sayonara. 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 Io, essere onorevole maestro di vita, Sakamoto Cinciullam, venire da Giappone, terra ricca di magia e tradizione. Tu essere Davide? Io sono Davide, sì. Io sono Davide. Piacere di conoscere. Io stavo alle pendici del Monte Fuori, vicino al fiume Falinano. Tu stavi qui a Milano? Però, perché? Sale, caro, Milano. Tu essere Clown? Sono Clown. Allora, essere vero? Che prendere proprio tutti a te piacere fare il clown? Piace tantissimo fare il clown. Tu ora stai facendo un bellissimo corso. Sei un bellissimo corso. Con bellissimo uomo, bravissimo insegnante. Meraviglioso insegnante. Stupendo. Stupendo. Tante cose belle. Tutte le cose più belle. Scusa, un attimo Davide, a me cadere i denti. Io ora ecco, avete io sono qui da questo corso, fare le cose strane col palmi, persone seguire altre persone col palmi, tante persone seguire una persona sola, una persona sola seguire tante persone, poi seguire, ma come mai? Palmi. Tu fai tai chi? Fai tai chi con me. Purificare corpo e spirito. E leva la cena e togli la cena. Levi la cena, togli la cena. Tu, figlio mio, tanta cena devi togliere, tanta cena devi mettere. Aggiustare un attimo i tempi. Io, essere giunto a un momento dritte, perché dovevi andare. Però non preoccuparti, perché io portare a te bella notizia, linguolare, non fraintendere. Davide, non fraintendere, io ho detto linguolare, nel senso fare bene al cuore e portare il sostegno emotivo, non altro, non altro. Non sono maestro. Bene. Ultima cosa, so che te avevi fatto gioco con mazzo di carte e avevi scelto una carta. Proprio così. E esserci stati dubbi su validità gioco, tu avevi scelto carta giovane. Qui essere scritto giovane. Quindi gioco essere perfettamente venuto. Tu vuoi essere molto vincolato? Moltissimo. No, chi nasce no? No. L'incolato abbastanza, non esageriamo nell'incolare le persone. Sono piacere massimo. Sayonara, ma dai ma show, stasera, se volete venire a mangiare sushi, sashimi, maki, tempura, venire da Sakamoto Cinciundam, vicino piazza Duomo, mangi tanto, spendi fuoco. Intrattenimento per bambini, mettere da bacchetta piccola a bacchetta grande, tutti in grande, nel senso bacchetta piccola, mettere tutti in fila, quelle grandi in fondo, altro gioco per bambini e bambine. Contare fino a 100, bambini numeri fali, bambini numeri dispari. Altro gioco giapponese, esserci nostro amico giapponese con martello, dalle soffiere di bambini, fare venire un genere. Giochi giapponesi, poco comprensibili per voi, però l'imponare sì. Quindi io saltare, venire da noi, sconto fino a cena, trattare tutti bene, giapponese.
cinesi, giapponese, bravo, disponibili, carnaciosa, andava, rivedete. Oh ragazzi, incredibile! Cioè, mi sono assentato un attimo, è successo il pandemonio, è arrivato il maestro dal Giappone. Cioè, e poi? No, no, io l'ho intravisto la mia prima. Io ho sempre sentito dire, perché era da 2 anni che non li vedevo, che non lo rivedevo, ho detto, guarda, è peggiorato, cioè non l'ho visto granché. C'è tanta roba, quel maestro lì. Veramente, veramente notevole. Cioè sono rimasto di stucco. E poi ho sentito effettivamente che la carta era quella che avevi scelto. Gioia! Dai, campione! Questa è la bella notizia, dai. E te che ridevi insieme a tua amica, come se fossimo al circo. Circo non c'è. Però c'è, ora invece sei bello convinto. Davide. Attentando, ma è stato sì, c'è stato un po' di doppio senso. Però insomma abbiamo capito, ecco, l'importante è non far passare male un maestro. No. Le buone intenzioni del maestro erano di rincuorare una persona. E io però. È giunto il momento di svelare un piccolo segreto. So che voi, quasi tutti voi, mantenete la bocca chiusa, in particolare perché ho altri corsi da fare, altre persone da incontrare e mi piacerebbe che ci fosse un po' di privacy fra di noi. Siamo una cricca, ci stiamo dicendo tanto, stiamo crescendo come persone sia a livello professionale che umano e mi piaceva non tenermi nessun segreto dentro e quindi svelare un piccolo arcano. In realtà quello con denti ero io. Me ne ero messi finti di plastica. A volte mi cadevano e mi raggrizzavo. Ho letto un paio di parole su Wikipedia stamattina. Ho visto denti da coniglio. Ho imparato un po' a strizzare gli occhi. Capito? No, è un po' ero io. È stato un po' uno scherzo. Ora non è che andate a ridirlo subito su Facebook, Twitter, mi rovinate. Dopo se non ci abbocca più nessuno, no, capisci? Mica tutti sono come Davide, cioè arguti, che secondo me un po' lei aveva intuito che era uno scherzo. No, dall'accento era un scherzo. Ok, ok. E comunque, siccome mi immaginavo che alla fine della fiera, pensavi fosse tutto così, una cosa buffa da riderci sopra, ho fatto la traduzione. Perché nelle cose che faccio a me piace metterci la faccia. Bravissimo. Bravissimo. Grazie campione, vai. È bella, vedi la Laura vicino perché ogni 2 minuti mi sbuffano. Che vuol dire? L'unica cosa che devo fare è forzare una carta. Qui c'è tutto il resto che rimane a vista sul tavolo. Io prendo un mazzo e devo forzare una carta che in questo caso è il jolly, per forza di cose, deve essere il jolly. Poi tutto il resto è teatro. Quindi ci sono diversi modi per forzare una carta. Io ho usato questo, l'ho messa in prima posizione, ho frusciato le carte. Quando mi ha detto stop, ho tenuto la prima carta ferma e ho fatto scivolare il mazzo che sta sotto e gli ho allungato questa carta. No. Quindi faccio rivedere, il jolly è qua, dimmi stop quando vuoi, stop qui. Io non so quale sia questa carta, però so che questa è il jolly, quindi che faccio? Tieni e te l'allungo. Ve lo faccio rivedere. Il jolly è in prima posizione. Essendo in prima posizione, io che posso fare? Posso mescolare il resto del mazzo. L'importante è che non vada a toccare la prima carta. Questa certo. Oppure vabbè, non complichiamoci la vita, diciamo, dai. La prima carta rimane il jolly. Fruscio tutto il mazzo. Quando mi dice stop, sfoglio. Quando mi dice stop, prendo la carta dalla cima, la porto su questo mazzetto sopra, gliela allungo. Questo gesto è importante. Lui la prende. Io assolutamente non giro la testa nella sua direzione per non dare adito ad alcun tipo di sospetto. La rimette dentro al mazzo, lo può mescolare, può fare quello che vuole perché io so che il jolly è. Questo è un tipo di forzatura, ne esistono diverse. Io ne faccio vedere 2 o 3.
Poi se vi va stasera, e avete un po' di tempo da dedicare a questa tecnica, provatela, perché così domani si riparte da questa forzatura che ci permetterà di realizzare tanti giochi. Questo è uno fra i tanti che avrete nella dispensa, fra parentesi. Quindi basta che voi lo stampiate, a parte che non ci vuole niente, e potete crearlo in dimensioni ancora più grandi. Questo era un modo, prima carta, faccio frusciare il mazzo, quando mi dice stop, io blocco tutto questo mazzetto sopra, prendo la parte sotto, la prima carta mi rimane nella solita posizione, però avendo tolto il mazzo che sta sopra, diventa la prima carta del mazzo che sta sotto, gliela allungo e jolly è. Una seconda forzatura, che si chiama roll force, che è veramente folle, però funziona, è questa, dimmi stop quando vuoi, stop. Ve la faccio vedere così è più chiaro. Chiaramente non la terrei così. È girata. Lo specifico. Dimmi stop quando vuoi. Stop. Al rallentatore faccio questa cosa. Quindi io prendo il pezzo di mazzo, questo rimane fermo. Con questa mano io prendo il mazzo che sta sopra, lo ribalto di 360 gradi. Sì. Però qual è più perfetto? Il primo è più coperto, è più coperto, sicuramente è un po' più professionale, ma non è, guarda, non pensiate che questo sia meno di impatto, perché vi funziona tranquillamente. L'importante è che voi siate sereni nel proporlo. Se io faccio così, stop. Pigliamela per favore, ti prego. Fai per favore, non dire niente, prendi il silenzio. E se hai capito il trucco, fai finta di non averlo capito e stai zitto. E quando te lo prende in mano, ti sei sollevato, è andata liscia. No, in serenità, dimmi stop. Sì, con nonchalance. Sì, come abbiamo fatto stamani. Serve un po' la faccia di bronzo. Oppure un'altra forzatura è questa, io la impiego in questo modo, che non è deontologicamente corretto, però è funzionale. Io non ho visto nessuno la fa così, però funziona. Dimmi, anzitutto devo scegliere la carta da forzare, jolly sempre, prima posizione. Dimmi stop quando vuoi, Davide, ok? Posiziono le carte dove mi hai detto stop, che tu ci creda o no, ecco, prendo un po' di polvere magica. Ce la metto su, ti mostro la tua carta, non mi dire che carta è. Sempre jolly è. Questa si chiama forzatura a croce, perché vedete che le carte vengono messe a croce, quindi la sua carta è questa. Faccio scorrere il mazzo, dimmi stop quando vuoi, posiziono le carte dove mi hai fermato. In realtà io dovrei fargli vedere o questa carta o questa. Certo, sì. Però faccio passare un po' di tempo con la scusa della polvere magica, di prendere un altro oggetto. Una distrazione. Dovete giustificare il fatto che passi qualche secondo, perché le informazioni nel registro sensoriale si avviano. Quindi gli mostro la sua carta, lui pensa essere la sua carta, mentre invece è il jolly, la carta che voglio io. Poi il gioco si sviluppa, rimetto la sua carta dentro il mazzo, prendo la carta gigante e quindi dico, vedi, questa è la carta gigante dietro cui c'è scritto esattamente quello che succederà. Qual è la carta che hai scelto? Lui mi dice il jolly, esattamente quella che immaginavo. Avevo premesso che il gioco era giapponese, questo ditelo 2 o 3 volte, il maestro è giapponese, il gioco è giapponese, una cultura diversa. No, qui è scritto illo, cioè scusa. Jolly. Io mi sorprendo che continuiate a ridere e allora esplicito il fatto che non è una buttata, è un gioco serio. Forse non conoscete il giapponese. Lo dovevo immaginarvelo. Cioè bastava uno sguardo fugace e subito mi si doveva accendere la lampadina. Tu non sai nemmeno l'italiano, ma passate il giapponese. Però per fortuna c'è il maestro. Mi tappo, però non so dove abbia messo i denti, probabilmente in tasca. Sotto il pantalone. Ma c'è scritto per me il giorno poi? No, è scemo chi legge. Ma perché mi hai dato un bambino giapponese?
No, no, non c'è scritto, nulla. Non c'è scritto. E se lo diciamo, non c'è scritto niente. Ci ragazzi, ma che sfiga, troviamo il bambino già. Ci cade la moneta quando la stringiamo con quattro dita così. Siamo sfigatissimi. Vabbè, ma prendiamo le cose. Giusto, questi sono ideogrammi. Voi lo scrivete in esperanto, ok? Scrivetelo in esperanto. No, ma si può dire che è giapponese antico. Giapponese antico? Io non so, questi avranno un significato, sono degli ideogrammi, magari non vengono scritti sicuramente in questa posizione. Oppure puoi scrivere in cinese, o scrivete in giapponese jolly. Sì, effettivamente. Dopo ti si chiude il gioco, no? Scrivi una cosa inventata, ti fai dei segni a caso e sei a posto. I denti, faccio finta di fare il maestro, dico due vischerate e poi dopo c'è la traduzione. Effettivamente qui compare poi un jolly dentro cui io posso inserire il volto. Allora poi il gioco si chiude in modo elegante, esatto. E questo è il concetto di magia comica, perché comunque la magia comica, il gioco deve venire, perché se non viene il gioco non è una magia, è solo comicità. Insomma, il tuo uomo Giulia ha rifatto una bella figura anche oggi, va? Sì. E l'unica cosa che può accadere, che dà valore al gioco, non siate mai legati a uno schema. Noi si parte per un viaggio, ma durante il viaggio non sappiamo quello che accade. Io effettivamente ho in mente uno schema, ma io che ne so se nel momento in cui gli dicevo pesca la carta e lui pesca il jolly, e avrei potuto anche chiedergli: dimmi un po', la tua carta è il 3 di fiori? E lui mi dice: no, 2 di picche. No, qual è la tua carta? Il jolly. Questo avrei voluto farlo per rafforzare ancora di più l'effetto finale successivo. Va bene, e questa è l'unica cosa, è plastificata. Ok? E i dentini dove l'hai fatto tu? I dentini? No, però siccome l'avevo persi, era nella fattoria, infatti mi sono cascati prima mentre facevo la fattoria. I denti, sembra strano, ho fatto un foglio plastificato. Ho ritagliato qui e sì, mi sono fatto i denti. Fatti tu. Non questi, ma ce n'ho altri, cioè non è che serva tanta scienza per fare questa cosa qui. E dove si compra? Questi? Questi a tutte le. Dai giapponesi. Giapponesi? Dai giapponesi, da mondo troll. Ma questi li ho fatti con la carta. Se io ora qui tagliassi con le forbici, cioè, mi rifaccio i denti. Sì. Giapponesi. Per provare. Ah, ma volendo poi anche.